Esattamente una settimana fa si chiudeva l'edizione del 2023 del Salone del Libro di Torino. Io ovviamente ci sono andata come consuetudine negli ultimi 15 anni a questa parte e ho ovviamente fatto degli acquisti e quindi eccoci qui. Una premessa doverosa. Per me questa edizione del Salone del Libro è stata un'edizione particolarmente faticosa perché vuoi tutta la pubblicità che è stata fatta a mezzo social, a mezzo stampa, a mezzo tutto quel che volete, vuoi che ci fosse un tempaccio, un tempo veramente orrendo per cui la gente si è riversata in massa al Salone del Libro, quest'anno c'era davvero una folla che definire oceanica sarebbe stato l'eufemismo del secolo. Il problema di questa folla è che effettivamente impediva molto anche solo la possibilità di godersi gli stand, di godersi i libri, della scoperta dei vari cataloghi, perché c'era la doppia fila anche per avvicinarsi agli stand degli editori minori e ha impedito molto anche quelle che erano le consuete chiacchiere con gli editori. Ciò nonostante sono riuscita comunque a portarmi a casa questa edizione del Salone del Libro, sono riuscita a fare degli acquisti per me molto interessanti, per cui direi di iniziare a vederli subito. Il primo stand a cui mi sono fermata come mia consuetudine è quello di Luni Editrice. Luni Editrice è una casa editrice che ho scoperto all'incirca 4-5 anni fa, che sta facendo un lavoro incredibile nel riportare in Italia testi legati al Medio Oriente, soprattutto testi legati a quello che è il sud-est asiatico. In realtà quest'anno sono riuscita a recuperare da loro due testi che esulano un pochino da tutta quella che è questo fil rouge, da quella che è questa ambientazione e tematica, ma ho recuperato due testi che sono comunque, a mio avviso, altrettanto interessanti. Il primo di questi testi è 100 volti delle parole di Fabio Sironi. È un libro illustrato perché contiene tutte le illustrazioni e i ritratti che Fabio Sironi, che è un illustratore del Corriere della Sera, e sono sicura che molti di voi lo conoscono, ha fatto dei più grandi scrittori viventi e non. Quello che mi ha colpito subito di questo volume splendido, tra l'altro curatissimo, è che Fabio Sironi non si è limitato semplicemente a fare un ritratto o appunto una caricatura di quello specifico scrittore, di quello specifico autore, ma è riuscito ad inserire all'interno delle sue illustrazioni anche tantissimi dettagli che sono legati alle opere specifiche di quell'autore. In realtà poi i ritratti, le caricature sono fatte talmente, talmente bene che è praticamente impossibile non riconoscere lo scrittore, l'autore che Sirone sta effettivamente rappresentando. L'altro libro che ho comprato da Luni Editrice è un libro che ammetto inizialmente ho preso in mano perché attirata dal titolo. Poi ho letto la trama, ma per cui mi sono detta va bene, perfetto, questo lo devo portare a casa con me. Ed è Quando avevo 5 anni mi sono ucciso di Howard Button. Questo è un testo, ho leggiucchiato qualche pagina, abbastanza particolare. Parliamo di un bambino, Bart, che apparentemente sembra un bambino come tutti gli altri, un bambino dalla fervida immaginazione, dalla fervida creatività, ma è purtroppo un bambino che è stato istituzionalizzato perché la società non riconosce come sostanzialmente adeguata questa sua fantasia e questa sua creatività. Il suo stare in questo mondo, il suo stare all'interno di questa società inizierà a prendere un ulteriore senso, un ulteriore significato nel momento in cui deciderà di muovere guerra, tra virgolette, di avanzare una ribellione civile insieme ad un'altra bambina, Jessica, altrettanto agli occhi della società problematica, ma che in realtà forse così problematica non è. È un libro quindi dalle tematiche molto delicate, è un libro che va ad accusare l'ipocrisia della società, soprattutto di stampo borghese, che vorrebbe sostanzialmente appiattire in un unicum tutte quelle che sono le visioni altre che generalmente spaventano e che non riconosciamo come normali. Altro acquisto poi molto molto interessante che ho fatto e che ho già praticamente letto è Calando di Roger Olmos allo stand di Logos Edizioni. Io ho una vera e propria venerazione per Roger Olmos, vi consiglio di assolutamente recuperarlo o in qualche modo qualsiasi testo prendiate va bene. E questo in particolare è una narrazione, un silent book su la vecchiaia, sul momento in cui la persona che ci sta accanto non è
non è più la persona che abbiamo conosciuto nella sua giovinezza, ma è subentra una sorta di decadenza fisica e mentale che ci costringe a fare i conti con la sua finitudine, ma anche con la nostra. È un libro veramente molto bello, delicatissimo nelle illustrazioni, che vi consiglio, ma come vi dicevo, vi consiglio in generale un pochino tutti i testi di Roger Olmos. Qui è un grande peccato perché volevo farmelo autografare, Roger Olmos era allo stand di Logos Edizioni, ma vista la folla è stato praticamente impossibile riuscire a fargli autografare alcunché. Peccato, però conto di poterlo rivedere poi in qualche altra manifestazione. Il testo che vi mostro ora invece è un testo di una casa editrice di cui io sostanzialmente ignoravo completamente l'esistenza ed è la Nino Aragno Edizioni. Il fatto di poter scoprire ancora case editrici minori è forse quello che mi spinge, nonostante il caos e nonostante tutto, a continuare ad andare al Salone del Libro di Torino, e la Nino Aragno Edizioni è stata veramente una grande scoperta, perché comunque sta facendo una selezione bellissima, da quello che ho potuto capire spulciando parecchi titoli del loro catalogo, di testi di ordine filosofico o comunque di biografie particolarmente interessanti di personaggi non così conosciuti. Nello specifico io ho recuperato questo, Gilles de Rais, la stregoneria nel Poitou di Joris Karl Huysmans. Questo mi ha colpito subito perché di Huysmans io ho sullo scaffale ancora da leggere L'Abisso, che è appunto un romanzo incentrato sulla figura di Gilles de Rais. Gilles de Rais, sodale di Giovanna d'Arco, protettore di Giovanna d'Arco, che nel giro di pochi anni si trasforma nella figura mitica che verrà poi chiamata Barba Blu, quindi uno dei primi serial killer della storia. Huysmans è affascinato da questa figura, inizia ad essere affascinato da Gilles de Rais già nel momento in cui va a scrivere appunto L'Abisso, e quindi decide di redigere una piccolissima, piccolissima, perché come vedete molto breve, biografia di questo personaggio così ambiguo e così inquietante. E la cosa bella che mi è piaciuta ad ogni modo dell'appunto di questa edizione è che non riporta solo ed esclusivamente appunto il testo di Huysmans, ma va a ricomprendere anche una piccola premessa fatta da Mario Prats, che è probabilmente uno dei più grandi critici letterari che abbiamo in Italia. Questa premessa è incentrata anch'essa sulla figura di Gilles de Rais, e quello che riesce a fare è di incuriosire ulteriormente il lettore nell'approfondire appunto questa figura così controversa e così contorta. Io questo l'ho già letto, ve ne parlerò poi meglio nel wrap-up che verrà tra qualche settimana, però vi assicuro che è una lettura molto molto interessante e che stimola più di una riflessione. Sono poi passata allo stand di GOG Edizioni. Allo stand di GOG Edizioni mi sono soffermata perché volevo anzitutto recuperare un testo, che era questo, Trafitto da una rosa di Atsushi Tanigawa, che è un saggio sulla figura di Yukio Mishima, ed è un saggio che va ad analizzare le varie sfaccettature della vita e delle opere di questo grandissimo scrittore che, come sapete, amo follemente. Ma è uno stand in cui, oltre ad aver recuperato questo testo, ho recuperato anche questo libricino intitolato Manifesto contro l'editoria. Io in realtà questo libricino l'avevo già visto durante l'edizione del Book Pride, sempre di quest'anno, ma per svariati motivi non mi ero soffermata. L'unica cosa che sapevo è che questi ragazzi si erano presentati a Book Pride solo ed esclusivamente con questo pamphlet. Un atto d'accusa contro il mondo dell'editoria italiana, e un atto d'accusa che voleva sostenere sostanzialmente smuovere un po' l'attenzione non soltanto dei lettori più o meno sprovveduti, ma anche e soprattutto degli addetti ai lavori. Appunto, a Book Pride avevo praticamente ignorato quest'uscita, mi ero fatta anche per contro un'idea non particolarmente felice di questa decisione, ma al Salone del Libro mi sono messa a sfogliare questo libricino e ho deciso di comprarlo, libro che ho già letto e che vi consiglio di leggere, non perché si vada a raccontare delle cose particolarmente innovative o cose sconosciute, perché comunque la situazione e lo stato dell'arte dell'editoria italiana noi la sappiamo già, ma perché ogni tanto alzare i toni, alzare la voce su alcune questioni
espressioni può aiutare in un mondo in cui le voci sono veramente tante, può aiutare a ricentrare il punto. Questo è quello che fa questo libricino. Una prima sezione è dedicata appunto al mondo più che dell'editoria, al mondo della distribuzione dei libri in Italia e poi tutta la seconda parte legata al mondo più della lettura e dei libri in generale, soprattutto al mondo della lettura al tempo del social network. Anche di questo vi parlerò meglio nel wrap up, ma già vi dico che è stata una lettura molto molto interessante. Sono obbligata poi allo stand della Nuova Frontiera, casa editrice che amo particolarmente, dove ho recuperato un testo di cui si è sentito parlare molto nell'ultimo periodo e che mi ha incuriosito fin dal primo momento in cui l'ho visto, ed è Il tarlo di Laila Martinez. All'interno di questo libricino si intersecano vari piani di narrazione. Troviamo una casa, troviamo dei delitti, troviamo degli spettri, ma è comunque un libro legato profondamente a doppio filo a quella che è la solitudine umana. Ho già letto qualche pagina mentre ero allo stand perché non sapevo se effettivamente potesse fare per me o meno, ma alla fine mi sono decisa a recuperarlo immediatamente anche perché la scrittura mi ha letteralmente folgorata. Il secondo libro che ho recuperato da loro è invece un libro che io ho letto tantissimi anni fa in digitale e che considero ad oggi uno dei libri più belli che ho letto nella mia lunga carriera di lettrice, ed è un libro che alla fine della fiera ho voluto recuperare anche in cartaceo e non escludo di rileggerlo, tra l'altro, a breve. Questo libro è La bambola di Kokoschka di Afonso Cruz. Questo è un libro a scatola cinese, è una storia che contiene un'altra storia, che contiene altre storie, è un libro matrioska. All'interno di questo libro, esattamente un pochino come nel tarlo, si intersecano perfettamente tante vite, le vite di almeno tre personaggi diversi, più un quarto che è appunto la storia del pittore Oscar Kokoschka e della bambola che creò a immagine e somiglianza della sua grandissima amata. Ma è un libro dove continuamente si vanno ad intersecare i piani di realtà e fantasia, e anche l'ambientazione è un'ambientazione spettacolare perché è quella della Dresda dilaniata e bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale. Io vi consiglio, questo è un libro davvero meraviglioso, di prenderlo, un libro estremamente poetico, estremamente delicato, che lascia il segno, che vi scava dentro. Vi ripeto, io è un libro che ho letto parecchi anni fa, ma che non escludo di poter rileggere entro breve. Ho anche approfittato del Salone del Libro per recuperare in anteprima sottovoce di Martina Asero, che tutti voi conoscete come Ima and the Books. Questo è il secondo libro di una trilogia. Il primo libro era Niente posto per le fiabe, un libro che mi è piaciuto particolarmente sia per lo stile di scrittura che poi effettivamente per il tipo di trama legata al mondo adolescenziale, al mondo della crescita, alle fatiche dello stare in un mondo che non sempre capisce questi giovani, e che mi era effettivamente piaciuto molto. L'ho letto quando ancora non avevo ripreso in mano il canale YouTube, ma ne avevo parlato poi effettivamente su Instagram, quindi se volete lì trovate un'opinione un pochino più approfondita. E al Salone del Libro, appunto, 100 Autori, che è la casa editrice nuova che ha appunto pubblicato questo secondo libro, l'ha portato in anteprima e quindi ho deciso assolutamente di non lasciarmelo sfuggire. Avrei tanto voluto farmelo autografare da Martina, che era presente al salone, ma mi è praticamente stato impossibile, causa folla di cui abbiamo già ampiamente parlato, riuscire a tornare al padiglione Oval, quindi questo mi dispiace. Io tra l'altro non l'ho ancora ovviamente letto, ma anche questo conto di farlo a breve, proprio perché ero stata piacevolmente, anzi più che piacevolmente, colpita dal primo libro. Vi farò sapere non appena l'avrò letto. Altra casa editrice piccolissima, ma che a me piace davvero tanto per il tipo di lavoro che sta facendo e per la cura che mette nella scelta dei titoli da portare in catalogo, è Sette Colori Edizioni. Di loro ho già parecchi libri sugli scaffali della libreria, ma ho deciso comunque di fermarmi e recuperare questo libricino minuscolo qui, che è Elogio della vanità di Giuseppe Berto. Questo è stato scritto nel 65 e Berto va ad anticipare i temi
temi appunto della vanità, del narcisismo, dell'egocentrismo, che sono temi particolarmente attuali anche oggi in una società come la nostra, che è una società dove tutti sono mediaticamente sovraesposti. Qui Berto va ad analizzare appunto il peccato della vanità e va ad analizzare la figura del vanitoso e come questo si muova all'interno della società. È stato inedito per quasi 50 anni, censuratissimo, ed oggi è ritornato appunto in questa edizione che trovo particolarmente semplice ma particolarmente d'effetto. Anche questo non vedo sinceramente l'ora di leggerlo, anche perché Berto è uno scrittore di cui ho letto poco, anzi direi pochissimo, per cui è forse arrivato il momento di approfondirlo, anche perché quel poco che ho letto mi ha effettivamente molto molto colpito. Poteva forse mancare un libro su Kafka? No, assolutamente non poteva. E difatti ho recuperato l'ultima biografia di Kafka che è stata finalmente riedita, questa volta dal Saggiatore, ed è Kafka, una battaglia per l'esistenza di Klaus Wagenbach. Questo libro mi è stato segnalato praticamente il giorno stesso della sua pubblicazione, ma non sono riuscita a trovarlo in nessun negozio fisico. Quindi alla fine, presa dalla disperazione, mi ero detta che appunto l'avrei recuperato durante il Salone del Libro. E così è stato. Questo è una biografia riedita, aggiornata, sono state aggiunte tantissime fotografie ed è una biografia che va ad analizzare gli aspetti meno noti della vita di Kafka, un pochino come il lavoro che aveva fatto poi effettivamente Rainer Stach in Questo è Kafka. Quindi vengono analizzati tutti quegli aspetti meno noti della sua vita, ma che sono comunque fondamentali se si vuole davvero conoscere, se mai fosse possibile, e comprendere un autore così straordinario e così complesso come è appunto Kafka. Allo stand Tlone Edizioni invece ho recuperato, così su due piedi, colta da questo impulso irrefrenabile, Il mio vulcano di John Elizabeth Snitzny. Questo è un testo che mi ha colpito fin da subito per la trama che ho letto in quarta di copertina. A Central Park spunta all'improvviso un vulcano che è destinato a cambiare tutte le vite di questi personaggi tantissimi che gli ruotano attorno. In realtà questo è un testo, così appunto come si legge in quarta di copertina, che va ad analizzare in modo estremamente profondo le connessioni non soltanto umane, ma anche le connessioni umane ed ecologiche. E il centro, il fulcro di tutta questa narrazione, che comunque è bella, importante, è legata soprattutto al concetto di metamorfosi, la possibilità di cambiare, la possibilità di lasciarsi alle spalle un'identità che magari non sentiamo più nostra. È un libro che mi ha affascinato fin da subito, sia per le tematiche ma anche per la scrittura. Anche qui ho leggiucchiato qualche pagina e mi ha colpito molto. Sicuramente non si prospetta essere una lettura facilissima, ma è una lettura che mi ha, ripeto, ancora una volta colpita fin da subito e mi ha intrigato nel profondo, soprattutto per il tipo di tematica, anche qui estremamente attuale, che va a contenere. Recuperato poi da Passigli Edizioni un testo appena uscito del mio amato Bulgakov ed è Mosca dalle mille e mille cupole. Per tutta la vita Bulgakov scriverà dei pamphlet, soprattutto legati alla Russia, e nello specifico qui viene pubblicato questo suo pamphlet dove lui canta odi, ma anche dolori di Mosca, che è appunto la città, la sua città che ha amato e odiato contemporaneamente. Non so altro rispetto a questo libricino, ma il semplice fatto che l'abbia scritto Bulgakov per me è stato sufficiente per recuperarlo, anche perché ho già praticamente letto tutto di suo, quindi questo non me lo potevo sicuramente lasciare scappare. E infine veniamo al capitolo letteratura tedesca. Da Del Vecchio Edizioni ho recuperato Il Silenzio di Max Frisch. Max Frisch è un autore straordinario, poco conosciuto in Italia, che se non conoscete vi consiglio assolutamente di recuperare, partendo magari di Homo Faber, che è uno dei suoi testi più belli sulla finitudine umana e sull'impossibilità di poter decidere del proprio futuro e del proprio destino. In questo caso Il Silenzio è un racconto, Max Frisch ci va a raccontare
raccontare quella che è la storia di quest'uomo che decide di non volere una vita ordinaria, ma di voler accedere in ogni modo possibile e immaginabile a una vita straordinaria. Tuttavia, nel giro di pochissimo si rende conto che nella sua vita non c'è nulla che possa definirsi straordinario e quindi per accedere letteralmente a queste vette decide di scalare una montagna che lui conosce molto bene e che lo porterà appunto alla possibilità di entrare nel mondo degli uomini straordinari. Riuscirà a scalare questa montagna, ma sulla vetta della stessa troverà una locanda con una donna particolarmente misteriosa che scombussolerà tutte le carte e lo porterà nuovamente a rimettersi in gioco. E infine gli ultimi due libri, sempre di letteratura tedesca, questa volta recuperati da Castelvecchi. Il primo è un libro che puntavo da tantissimo tempo, non avevo mai avuto occasione di recuperarlo, ed è Anya ed Esther di Klaus Mann, il figlio del più famoso Thomas Mann. Questa è la prima delle pièce teatrali scritte appunto da Klaus Mann ed è una pièce censuratissima perché inizia ad affacciarsi nel mondo della letteratura tutto quello che è il concetto di amore lesbico ed è una pièce ambientata in questo monastero dove ci sono quattro bambini ragazzi che sono legati tra loro da profondissime relazioni sentimentali e anche amorose e nonché amicali ovviamente. Il loro mondo così chiuso, così isolato, inizia improvvisamente a scoppiare e a saltare in aria nel momento in cui in questo monastero arriverà un ballerino e una delle due ragazze si innamorerà di lui, chiudendo e recidendo in modo molto brusco quelli che sono i rapporti precedenti. E l'ultimo libro invece è un libro, sempre anche qui come vi dicevo, di letteratura tedesca ed è un libro che invece non conoscevo ed è Gioventù senza Dio di Eugen von Harvath. Questo è un testo che ci racconta l'istruzione ai tempi dell'ascesa al potere del nazionalsocialismo. Abbiamo un insegnante che pur non condividendo gli ideali del partito nazista decide anche di non esporsi, di non ribellarsi. E si limita a insegnare ai suoi alunni, ai suoi ragazzi, quello che il partito vuole loro insegnare, ovvero l'amore per la patria e la necessità di morire per essa. Non si pone domande questo insegnante fino a quando uno dei suoi alunni, uno dei suoi studenti morirà in tragiche circostanze e questo fatto lo costringerà poi effettivamente a rivedere tutta la propria concezione etico e morale. Questo mi ha incuriosito anche questo. Da subito e vi ripeto, non lo conoscevo e sono curiosissima di leggerlo anche perché l'argomento è proprio nelle mie corde. Questi quindi gli acquisti che ho fatto durante questo salone del libro, non sono scesa in ulteriori dettagli, anche perché ve ne parlerò meglio una volta che li avrò letti nei successivi resoconti letterari. Fatemi sapere se siete andati al salone del libro, fatemi sapere se avete voglia ovviamente cosa avete acquistato e se anche voi vi siete trovati così tanto in difficoltà quest'anno, appunto per tutta quella folla oceanica che c'era. E noi invece ci vediamo nel prossimo video.